Ricordati una cosa, dai amore ad un serpente e vedrai che alla fine ti morderà comunque. Se vuoi sapere com'è una persona, presta attenzione a come tratta sua madre, un anziano, un cameriere, un bambino e un animale. Io non conosco nessuna preghiera più bella di quella che concludeva gli antichi spettacoli teatrali dell'India. Dice: possano tutti gli esseri viventi restare liberi dal dolore. L'educazione non ha bisogno di università. I valori si imparano a casa. Più passa il tempo, più ti rendi conto di non aver bisogno di compagnia inutile. La prossima volta che vuoi innamorarti, assicurati di innamorarti dell'azione di una persona e non delle sue parole. Assicurati di innamorarti di una persona che mantiene le sue promesse e non ti fa sentire il cattivo. Sai, la vita ci insegna tante cose. Una di queste è che le persone non sono mai come sembrano. Devi capire la differenza tra qualcuno che ti parla nel suo tempo libero e qualcuno che libera il suo tempo solo per parlare con te. Sono due cose diverse. Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile sempre. Scelgo sempre quello che mi piace e mai quello che mi conviene. Avrei voluto che tante cose fossero andate in modo diverso, ma non tutto si può scegliere nella vita. L'unica scelta è andare avanti e non mollare mai. Sapete, un bel viso invecchia, un bel corpo cambia, ma una persona buona rimarrà sempre buona. Fidati di me. Non avere fretta per rendere ciò che ti è stato fatto. Il tempo lo farà per te al momento giusto. A volte non vogliamo guarire perché il dolore è l'ultimo collegamento con ciò che abbiamo perso. Io non mi arrendo, ogni tanto mi siedo, ma non mi arrendo. Grazie mille per restare con Just Funny World. Ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Grazie, restate bene. Vivere senza leggere è pericoloso. Ti obbliga a credere in quello che dicono gli altri.
La mia nonna diceva sempre: la falsità, l'invidia e l'arroganza sono tre sorelle, figlie dell'ignoranza. I pazzi a volte guariscono, gli imbecilli mai. Se non conosci la mia storia, non giudicare la mia vita. Di fronte alla cattiveria gratuita e l'invidia, devi sorridere e pensare che prima o poi la ruota gira per tutti. Non sprecare il tuo tempo in discussioni inutili. Regala indifferenza. A restare con gli animali si corre il rischio di diventare persone migliori. Per chi è da aspettare, c'è sempre un meraviglioso arrivo. Le cose belle hanno il passo lento. Io non posso insegnare niente a nessuno. Io posso solo farli pensare. Rispettate sempre i vostri genitori, perché solo i genitori possono sacrificare tutto ciò che hanno per la nostra felicità. Gli uomini sono gli unici cacciatori che uccidono quando non hanno fame. Molte volte ci allontaniamo da ciò che in realtà desideriamo più di ogni altra cosa al mondo. Il denaro apre molte porte, l'educazione apre i portoni. Molte volte il treno sbagliato può portarti nel posto giusto. Vivi per quello che il presente ti offre e non per quello il passato ti ha tolto. In questa vita, da certe persone imparerai molto, da altre invece imparerai a non essere mai come loro. Il ponte più difficile da attraversare è quello che separa le parole dai fatti. Mia nonna diceva: una capanna dove ridi è meglio di un castello dove piangi. Quando ti criticano, ricorda questa frase. Non verrai mai criticato da qualcuno che sta facendo più di te, ma verrai criticato solamente da qualcuno che sta facendo meno o addirittura niente. Ed è uno strano dolore sentire la mancanza di qualcuno che, dopo tutto, non rivuoi nella tua vita. Picchiano il lupo finché non li morde e poi dicono che è cattivo. È così che sono molte persone. Prima di ingannare qualcuno, ricorda, la verità è un passo lento, ma arriva sempre a destinazione. Nella vita impara la regola più importante di tutte: ogni persona vale il tempo che ti dedica. Sai, se un'assenza ti porta alla pace, non è stata una perdita.
Chissà quante persone ci odiano senza conoscersi, solo perché qualcuno gli ha parlato male di noi. Chi c'è, c'è. Chi non c'è, non serve. Perché ogni tanto si ha bisogno di essere cercati e non di cercare sempre. Il problema non è un ragazzo stronzo. L'ho avuto il cancro e ho avuto la forza di dire col cavolo che me ne vado da questa terra. Quindi lottate, che certi problemi non sono niente confronto ai veri problemi della vita. Grazie mille per restare con Just Funny Wall. Ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Grazie, restate bene.